Benvenuti ragazzi anche oggi sul mio canale. Io sono Rosa Parlato Crocè. Do il benvenuto sia ai nuovi iscritti che a quelli che mi seguono costantemente. Oggi andiamo a um, realizzare insieme questo portamonete con lo Swan Glitter. Ecco, che si presenta in confezioni da mezzo chilo in buste. Io l'ho appallottolato per farvi vedere i glitter se si vedevano un pochino meglio perché nella busta non si vedono. Quindi è un cordino molto bello della Filati tre Sfere. Nel box vi metto il link se vi piace questo colore rosa antico, ma comunque ci sono tanti colori. La decorazione è stata riciclata quindi, insomma, eh, potete mettere ovviamente qualsiasi cosa vi possa piacere eh, come decorazione o lasciarlo, vedete semplicemente così. Io ho chiuso con una cerniera, ovviamente, perché eh, lo userò come portamonete, ma è abbastanza grande da poterlo usare addirittura anche per i piccoli documenti, quindi una patente, una tessera e così via. Vi ricordo, ragazzi, prima di passare al tutorial, di iscrivervi al canale se siete capitati per la prima volta sul mio canale e soprattutto attivare la campanella. Inoltre, mi fa molto piacere vedere i vostri, uh, i vostri lavori. Quindi, se vi fa piacere uh, farmeli vedere, potete iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato, YouTube. Nel box informazioni sotto al video trovate tutti i link. Passiamo al tutorial. Allora, ragazzi, per il nostro portamonete, io vado ad usare lo Swan Tie Glitter. Il rosa glitter il numero il 152, allora questo è un rosa antico quindi non è un rosa confetto, ma è veramente una bella tinta di rosa. Io l'ho anche appallottolato per farvi vedere quanto è bello. Penso che il luccichio si debba vedere bene dalla telecamera. Vedete? È questo i glitter all'interno sono leggermente più scuri, quasi tono su tono, quindi fa questo effetto brillantinato veramente. Stupendo, io amo, 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 amo questo Swan Black Glitter. Lo trovate come già vi ho detto nell'anteprima sul sito di Tresfere. Allora iniziamo la lavorazione con 14 catenelle. Le mie catenelle misurano in centimetri 11 centimetri circa. Ok, vi dico anche centimetri in modo che, se state lavorando con un altro filato, non avete problemi. Adesso inizio le mie righe di maglie basse, entro vedete dietro. Spesso vi faccio vedere questa lavorazione perché così il punto esterno viene più, diciamo, più preciso, più delineato. Quindi entro all'interno, e in ogni assolina vedete retro, lavoro una maglia bassa. Quindi vedete, questa è la. Catenella, la giriamo praticamente così ed andiamo nella solina retro in questa maniera qui, lavorando tutte maglie basse. Vedete, entriamo e lavoriamo tutte maglie basse all'interno. E lavoriamo le maglie basse fino alla fine della nostra riga. Una volta vedete che ho completato le mie maglie basse, ho 13 maglie basse sulla mia Catenella, adesso giro il lavoro in questa maniera qui. Io non faccio la catenella per non far confondere le principianti. Semplicemente guardate, allungo un pochino la solina ed entro nello stesso punto. Quindi vedete, qui c'è il punto dove ho l'uncinetto, entro vedete, nello stesso punto, carico il filo e lavoro la prima maglia bassa in questa maniera qui, e lavoro tutte maglie basse fino ad arrivare alla fine della seconda riga quindi vedete semplici maglie basse fino alla seconda riga fino alla fine arrivo vedete alla fine della seconda riga come potete vedere il fatto di non aver fatto la catenella ci fa individuare bene l'ultimo punto quindi entriamo all'interno e lavoriamo l'ultima maglia bassa della seconda riga quindi abbiamo di nuovo 13 righe. Adesso giriamo di nuovo il nostro lavoro in questa maniera qui, vedete, di nuovo allungo leggermente, proprio leggermente, entro di nuovo, vedete dove ho l'uncinetto all'interno, carico il filo, ops, carico il mio filo e di nuovo maglia bassa. Quindi inizio la prima maglia bassa sempre così, entro. La seconda maglia bassa e lavoro di nuovo, tutta la riga a maglia bassa. Quindi adesso noi andiamo a proseguire lavorando un totale di otto righe. Quindi andate a proseguire, girate sempre alla stessa maniera fino ad arrivare ad otto righe. Una volta vedete che abbiamo lavorato le nostre otto righe, il lavoro si presenterà in questa maniera. Qui vi misuro una volta lavorato. Il mio pezzo sarà di 10 centimetri di larghezza per una profondità di 5,5. Adesso non dobbiamo fare altro. Vedete, ho lavorato 2, 4, 6, 8 righe. Andare a realizzare un giro di maglie basse tutto intorno. Quindi io mi trovo vedete in questa maniera qui, non entro di nuovo nella stessa maglia. Quindi qui ho lavorato il punto, vedete vado in quello dopo, allargate un po' per identificare la maglia. Quindi questa è la prossima, il prossimo spazio e lavoro una maglia bassa. Adesso guardate allargo di nuovo la lavorazione. Questa è la prossima, e lavoro un'altra maglia bassa. Di nuovo guardate, allargo di nuovo. Questo è l'altro punto. Entro all'interno e lavoro di nuovo la maglia bassa. Di nuovo allargo. Vedete, allargate così. Vi rendete conto subito ed ecco un'altra maglia bassa. Allarghiamo di nuovo. Vedete l'altra maglia bassa allarghiamo di nuovo e questa è l'ultima della riga dove non abbiamo le maglie basse. Adesso vedete girando il lavoro abbiamo le maglie basse ben definite perché abbiamo iniziato la lavorazione solo con la solina. Quindi entriamo, vedete, sulla prima in questa maniera qui e lavoro la maglia bassa e in questa maniera qui. Entro quindi, vedete, in ogni maglia bassa e lavoro le maglie basse come si presentano. Quindi in questa maniera qui fino ad arrivare ovviamente all'altro angolo. Arriviamo, vedete, nell'angolo. Quindi lavoro l'ultima maglia bassa, vedete, vediamo bene che è l'ultima maglia bassa. E adesso devo girare. Quindi qui ho già lavorato, vedete, allarghiamo sempre il punto per capire dove dobbiamo entrare. Quindi dobbiamo entrare qui nel prossimo. Entro così, mi porto anche il filo dietro. E lavoro la maglia bassa in questa maniera. Qui adesso allarghiamo sempre il lavoro. Vi raccomando, questo è l'altro punto da lavorare. Di nuovo allargo. Se usiamo questo sistema sarà semplice capire. Vedete, io allargo di nuovo per capire la riga, dove eccola qua. E lavoriamo tutte le maglie basse. Qui è già il largo, si vede bene. Di nuovo allarghiamo. Ecco l'altra riga. Ed ecco l'ultima, l'ultima riga, eccola qua, l'ultima maglia bassa, scusate da lavorare. Ed ecco che abbiamo lavorato le nostre maglie. Le nostre maglie, scusate, è uscito dall'inquadratura. Adesso guardate, qui abbiamo la riga. Però noi non andiamo a lavorare un'altra riga, ma tagliamo il nostro filo lo andiamo a sfilare e andiamo a chiudere qui vedete andiamo a chiudere qui la lavorazione quindi qui abbiamo il filo del cordino entriamo in questa maniera qui sul davanti carichiamo il nostro filo così vedete e andiamo all'interno qui quindi entriamo al centro io prendo anche vedete il nodino dietro quindi aiutiamoci a prendere il nodino dietro anche, così si sistema bene bene il cordino all'interno. Vedete così. E vado a chiudere. Quindi vedete, ho chiuso il punto bene. Adesso abbiamo praticamente terminato il fondo. Allora, ragazzi, adesso dobbiamo andare a dividere i punti giusto a metà che significa io ho contato tutte le mie maglie basse e ho 40 maglie basse allora siccome io inizierò ovviamente a lavorare da questo lato divido i punti quindi 1 2 3 4 5 6 dividendo ho tre maglie basse di qua e tre di qua che cosa faccio metto un marca punti sulla metà quindi dei punti e conto 20 punti quindi vedete qui ho messo i marca punti 2 4 6 8 10 12 14 16 18 e 20 punti e sul ventesimo punto metto un altro marcapunti quindi significa che adesso andrò a lavorare su questa metà Dopo quando avrò terminato, devo avere altri 20 punti. Quindi vedete: contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 punti. Quindi abbiamo 20 punti da un lato e 20 dall'altro. Ok, quindi questo significa che lavoreremo precisamente 20 punti da ogni lato. Ovviamente, se voi state la, facendo una lavorazione più grande, il sistema è sempre lo stesso quindi dovete dividere i punti se i punti sono pari. Meglio così, se non dovessero essere pari, non vi preoccupate, lascerete il centro quindi la maglia dispari al centro senza lavorare quindi, che creerà un po' di spessore quindi andrà bene lo stesso. Ok, quindi adesso iniziamo la nostra lavorazione. Quindi inizio, vedete dove ho il marcapunti entro all'interno carico il mio filo ovviamente sempre sulla parte dritta vedete questo è il rovescio questa è la parte dritta quindi che vediamo bene le nostre maglie basse e mi aggancio ovviamente con una catenella possiamo mettere il marcapunti qua se temiamo di confonderci entro nel prossimo però entro vedete in coste quindi entro e prendo solo la sellina esterna. E lavoro tutte maglie basse, quindi vedete entro all'interno, quindi non entro con due, ma solo la solina, vedete centrale, quindi quella esterna. E lavoro tutte maglie basse come si presentano. Quindi in ogni punto lavoriamo la nostra maglia bassa, vedete al centro dell'asola prendendo solo quella esterna. La treccina, vedete, questa lavorazione farà in modo che quando andiamo a girare il lavoro sarà più semplice girarlo perché si crea una specie di piega. E quindi adesso lavoriamo tutte maglie basse, vedete, fino ad arrivare al marcapunti. Quando completo, vedete la mia riga, è, questo è il risultato. Arrivo, vedete dove ho il mio marcapunti, lo tolgo ovviamente e qui prendo due asole, lo faccio perché chiaramente il punto è più fermo così e lavoro la maglia bassa. Ok, adesso dobbiamo girare il nostro lavoro e io anche qui non faccio la catenella, semplicemente guardate, allungo leggermente, entro all'interno, vedete? del punto e lavoro il lavoro una maglia bassa in questa maniera qui di nuovo entro all'interno del punto e lavoro un'altra maglia bassa quindi adesso lavoriamo le maglie basse prendendo vedete entrambe le asole ok quindi andiamo a proseguire in questa maniera fino ad arrivare al Marca punti quando arrivo, vedete al marca punti. Questo è l'ultimo punto da lavorare. Quindi tolgo il mio, marcapunti invece di entrare in tutte e due le asoline. Vedete, entro in quella retro e in mezzo di quella davanti, in questa maniera. Qui e lavoro l'ultima, ok. Guardate, l'ultima maglia bassa. Il lavoro si presenta così adesso giriamo di nuovo il nostro lavoro in questa maniera qui vedete e anche qui ho sempre lavoro sempre senza catenella quindi entro vedete nel primo punto allargo proprio giusto un pochino carico il filo e maglia bassa e di nuovo un giro di maglie basse semplici quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa fino ad arrivare alla fine, adesso vedete abbiamo lavorato un totale di tre righe, quindi 1, 2 e 3 righe. Del, con delle semplici maglie basse abbiamo 20 maglie basse sulla nostra riga. Adesso dobbiamo andare a lavorare una riga di diminuzioni. Quindi giriamo, vedete il nostro lavoro. Qui ho, oh, vedete, subito la maglia bassa, eccola qui, entro all'interno e carico il filo così, entro nel prossimo e carico il filo. Ho 1, 2 e 3 fili sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. Quindi ho lavorato la prima diminuzione. Adesso vado a lavorare in ogni punto delle semplici maglie basse, quindi maglie basse. In questa maniera qui fino ad arrivare nel penultimo punto, e alla fine faremo un'altra diminuzione. Quando arrivo, vedete, alla fine della riga. Non avendo fatto la catenella, vediamo i due punti proprio in maniera molto chiara. Quindi, entro nel penultimo punto in questa maniera qui e carico il filo. Entro nel prossimo e carico il filo quindi ho tre fili vedete sull'uncinetto filo sull'uncinetto e chiudo tutto insieme quindi abbiamo realizzato un'altra diminuzione adesso giriamo il lavoro e questa riga non aumentiamo quindi lavoriamo la riga a maglia bassa quindi entro nel prossimo e lavoro una maglia bassa entro nel prossimo lavoro una maglia bassa Entro, vedete in tutti i punti lavorando delle semplici maglie basse, quindi proseguiamo maglia bassa fino alla fine. Quando arriviamo, vedete alla fine anche qui. Lavoriamo le maglie basse come si presentano. Quindi, le ultime due maglie basse per la nostra riga. Ed ecco qui: vedete il lavoro. Adesso giriamo il nostro lavoro e anche qui dobbiamo iniziare con una diminuzione. Quindi alterneremo una riga con le diminuzioni e una no. Quindi adesso entro, vedete, nel punto, carico il filo, entro nel prossimo, carico il filo, ho tre fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. E ora lavoro una maglia bassa in ogni punto che viene. Quindi maglie basse in ogni punto fino a ad arrivare alla penultima maglia bassa arrivo vedete nel penultimo punto quindi negli ultimi due entro nel penultimo carico il filo entro nell'ultimo punto carico il filo ho tre fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme quindi effettuo un'altra diminuzione adesso di nuovo guardate giro il mio lavoro leggermente tiro entro nel primo punto e lavoro una maglia bassa adesso lavoro un giro di maglie basse come si presentano quindi tutte maglie basse semplici senza aumentare quindi andiamo a lavorare le nostre maglie basse fino alla fine una volta vedete che abbiamo completato la nostra settima riga di nuovo giriamo il lavoro e iniziamo la diminuzione, quindi alterneremo sempre una riga con le diminuzioni e una riga maglie basse semplici. Quindi entro nel prossimo, carico il mio filo, entro nel prossimo, carico il filo, filo sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. Quindi ho lavorato la prima diminuzione. Adesso entro, vedete, in ogni maglia lavorando una maglia bassa come si presenta. Quindi maglie basse. Come si presentano fino ad arrivare nel penultimo punto anche qui una volta che arrivo alla fine vado a realizzare la diminuzione quindi entro nel penultimo punto carico il filo entro in quello dopo carico il filo e chiudo tutto insieme quindi abbiamo completato la nostra ottava riga Giro il lavoro, iniziamo la nona riga lavorando delle maglie basse semplici, quindi allargo, vedete leggermente, entro all'interno, carico il filo e lavoro la prima maglia bassa e lavoro un giro completo di maglie basse senza aumenti. Quindi andiamo a proseguire a maglia bassa fino alla fine. Come potete vedere, man mano che lavoriamo diventa, vedete sempre più stretto quindi prende la forma di una cupola vedete si va a restringere prende la forma di una cupola adesso andiamo a lavorare la nostra decima riga anche qui iniziamo con gli aumenti quindi io entro nel prossimo nel primo punto vedete carico il filo entro in quello dopo carico il filo filo sull'uncinetto e chiudo tutto insieme e adesso lavoriamo le nostre maglie basse in ogni punto fino ad arrivare alla fine dove realizzeremo un'altra diminuzione quando arrivo, vedete, alla fine e ho gli ultimi due punti. Entro all'interno, carico il filo, entro in quello dopo, carico il filo e di nuovo ho tre fili sull'uncinetto, carico il filo e chiudo tutti insieme. Quindi, o vedete ancora un'altra riga di diminuzione adesso giriamo il lavoro e andiamo a completare quella che è la riga senza diminuzioni quindi entro all'interno vedete carico il filo e lavoro la maglia bassa e per questa riga lavoreremo maglie basse senza diminuzioni quindi in una maglia bassa in ogni punto fino alla fine allora ragazzi, io ho completato, vedete, l'ultima riga, quindi ho lavorato un totale di 2, 4, 6, 8, 10 più la prima 11 righe. Inizio con 20 maglie basse, termino con 2, 4, 6, 8. 10 e 12 maglie basse, quindi noi lavoreremo in totale 11 righe. Alla fine dobbiamo avere 12 maglie basse. Adesso vado a tagliare il mio filo in questa maniera qui. E questo filo dovrà andare a nasconderlo all'interno del lavoro. Quindi con un ago lo vado a nascondere a saldare all'interno del lavoro vedete io ce l'ho così semplicemente guardate non faccio nessuna cosa molto complicata devo fare in modo che questo punto sembri un punto del tessuto quindi praticamente faccia parte delle catenelle quindi io ce l'ho così vedete sono entrata all'interno entro di nuovo così Ricordando che questo è l'ultimo punto, quindi semplicemente lavorerò poi l'ultimo punto che è questo, vedete questo qua. Quindi vado all'interno del lavoro e lo vado a nascondere a saldare con l'accendino, perché sapete che lo swan è molto comodo per questo tipo di lavoro. Quindi lo tagliamo e con un accendino, vedete lo saldiamo bene, bene alla lavorazione in questa maniera qui. Quindi abbiamo nascosto il filo, vedete il punto. Questo non è il punto, ma il filo che cade, abbiamo vedete 2 4 6 8 10 e 12. Quindi questo è il punto e questo è il punto invece eh, che è nascosto, ok? Adesso dobbiamo andare a fare un lavoro tutto intorno quindi un giro di maglie basse tutte intorno al nostro lavoro allora io già ve le faccio vedere non vado a lavorare prima l'altra parte perché se ve le faccio vedere adesso vedete meglio allora per farvi rendere conto vedete allora questo è il primo punto che abbiamo lavorato quando ci siamo legati al lavoro ce ne accorgiamo perché il primo punto non l'abbiamo preso in coste vedete questo è il secondo questo è il terzo perché qui c'è poi la treccina quindi che cosa faccio qui mi sono agganciata quindi significa che questo è il primo punto quindi io entro qui, vedete, entro in questo punto qui per andare a lavorare il giro tutto intorno. Quindi entro in questo punto con il mio uncinetto, il mio filo e mi vado ad agganciare, quindi lavoro. Una catenella ed entro in ogni punto allarghiamo sempre il lavoro. Portiamo il nostro filo con noi e dopo lo nascondiamo così lo nascondiamo. Lavoriamo la seconda maglia bassa. Ovviamente questa sarà eh, la prima che abbiamo lavorato. Adesso vedete, allarghiamo sempre il lavoro ed entriamo in questa maniera qui. Di nuovo, vedete entriamo in ogni punto, cercate di allargare il lavoro per capire qual è la maglia bassa seguente. Quindi, questa è quella seguente, allarghiamo il lavoro e questa è quella dopo. Di nuovo, allarghiamo il lavoro. Questa è la maglia bassa, o la riga seguente. E lavoriamo la maglia. Di nuovo, guardate bene. Questa è un'altra riga. Possiamo entrare qui o nello spazio più grande e lavoriamo un'altra maglia quindi allarghiamo sempre per capire dove dobbiamo entrare di nuovo guardate allarghiamo il lavoro e qui c'è un'altra riga di nuovo guardate allarghiamo il lavoro noi siamo qui e questo vedete l'ultimo punto che dobbiamo lavorare laterale ovviamente vedete quindi abbiamo lavorato le maglie basse sul laterale adesso ovviamente incontriamo i 12 punti quindi entriamo subito sul primo e lavoriamo la prima maglia bassa e poi le seguenti 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 maglie basse che sono le maglie vedete che abbiamo sul davanti come potete vedere prende forma grazie al giro che andiamo a lavorare vedete tutto intorno adesso dobbiamo andare a lavorare ovviamente anche l'altro laterale quindi andiamo a vedere qual è la riga subito dopo la individuiamo subito perché abbiamo anche nascosto il filo quindi lavoriamo la prima maglia bassa allarghiamo il lavoro per vedere la seconda riga eccola qui e allarghiamo vedete ogni riga per capire dove dobbiamo entrare quindi un giro di maglie basse completo Ovviamente voi potete anche terminare prima l'altro lato e poi fare il giro tutto intorno, però io in telecamera riuscivo meglio a farvi capire così. Adesso guardate, andiamo sempre ad allargare il lavoro. Questa è l'altra riga. Qui abbiamo un'altra riga. E ovviamente arriviamo dove ci siamo agganciate, vedete? Ce ne accorgiamo perché il punto di aggancio è senza la tricina. Quindi significa che questo è il punto di aggancio, quindi entro all'interno. Così, vedete? E vado a realizzare l'ultimo punto. Ed ecco qui che abbiamo, vedete, terminato uno dei due lati. Tagliamo, ovviamente il nostro filo lo sfiliamo in questa maniera qui e lo andiamo sempre a nascondere vi raccomando eh? lo nascondiamo sempre quindi il nostro filo si trova così io entro all'interno vedete così e di nuovo al centro così e ovviamente vado all'interno della lavorazione ecco qua vedete abbiamo nascosto il nostro filo all'interno, quindi facciamo qualche altro giro interno per saldarlo al cordino, sempre con l'accendino. Quindi tagliamo e saldiamo. Ed ecco che, come potete vedere, abbiamo terminato il lavoro di un solo lato, ovviamente. Okay. L'altezza totale con la lavorazione sarà di circa 8 centimetri, all'incirca insomma poco più, sì 8 centimetri, eccoli qua. Va bene, questa sarà l'altezza delle mie 11 righe. Quindi vedete ci agganciamo nell'altro verso, è facile individuare la maglia, la prima maglia, la prima la prendiamo sempre con due asole sempre con due asole ci agganciamo e realizziamo la nostra prima catenella dove potete mettere il marcapunti come abbiamo fatto per il primo lavoro e adesso le prossime maglie verranno lavorate in coste quindi il primo giro sarà lavorato di maglie basse in coste quindi andate a proseguire lavorando l'altro giro in coste in questa maniera qui fino ad arrivare, ovviamente, all'ultimo punto quindi, ragazzi, guardate, arrivo nell'ultimo punto. L'ultimo punto lo lavoriamo sempre con due asole, ok. Solo l'ultimo punto per individuarlo bene. Dopo, ok. Giriamo, vedete il lavoro e iniziamo le maglie basse quindi, di nuovo, anche su questa riga di nuovo, una riga di maglie basse. Adesso dovete proseguire come l'altro lato, quindi lavoreremo le prime tre righe di maglie basse semplici avendo i 20 punti. Dalla quarta riga in poi iniziamo con il giro di diminuzione, quindi quarta riga diminuzione, quinta no, sesta riga di diminuzione, 7 no, 8 diminuzioni, 9 no, 10 diminuzioni, l'undicesima no. Quindi iniziamo con 20 righe ma sull'ultima riga, l'undicesima, avremo 12 maglie basse, quindi andate a proseguire. Una volta vedete che io ho terminato anche l'altra parte perfettamente uguale, avremo le due cupoline che devono andare vedete, a combaciare e a chiudersi tra di loro. Io ho fatto anche la versione vedete, leggermente più bassa. E ho attaccato la mia cerniera con della colla per tessuto che poi vado a fermare, ovviamente, anche con il filo di nylon. Perché uso questa tecnica? Allora, è una tecnica personale, quindi vuol dire che chi non ha difficoltà, con il cucito, può tranquillamente andarla a cucire, ovviamente e basta. Io lo faccio per evitare le grinze, perché purtroppo, per chi non è tanto esperta nel cucito, quando si va a mettere la cerniera, si fa un drappeggio sulla cucitura insomma e quindi si vede esteticamente brutta, invece fare in questo modo vedete, non si vedrà nessun drappeggio e dopo se vogliamo andare a fissare bene i bordi lo facciamo tranquillamente con ago e filo, io lo faccio con il filo di nylon, in questa maniera qui non solo la eh, nostra chiusura sarà doppiamente eh, salda diciamo quindi perché abbiamo sia la colla che la cucitura ma in più vedete avrà questa morbidezza che in genere non si ha quando si va a cucire, vedete direttamente all'interno, quindi ho steso bene bene, vedete qui fa il drappeggio, perché se avremmo cucito direttamente viene questa grinza. Invece quando l'ho stesa con la colla e l'ho fissata, vedete non lo fa. Quindi adesso andiamo a posizionare prima la cerniera con la colla e poi dopo, se desideriamo rinforzarla, andiamo a andare anche qualche punto. Allora ragazzi, io per fissare prima la sirnera vado ad usare questa colla. Questa è una colla molto comune che si trova in tutte le ferramenta. Quindi io uso questa colla. Che cosa faccio? Inizio prima da un lato. Fisso prima un lato utilizzando, vedete, queste pinze che io personalmente le ho trovate nelle parti dove hanno accessori per ufficio, anche i cinesi ce ne hanno, vedete che mi permettono di fissare bene la cerniera e poi la lascio per parecchie ore. Di solito lo faccio la sera e così l'indomani la colla si secca e si aderisce bene al mio borsellino. Allora la prima cosa che faccio, apro la cerniera in questa maniera qui, vedete, vado a mettere della colla sulla cerniera quindi sul lato della cerniera iniziamo da questo lato ad a stendere vedete bene bene sulla cerniera la colla ovviamente ripeto perché capace di cucire senza problemi può evitare la colla per tessuto ovviamente questa è una colla per tessuto chiaramente eh? ci sono tanti sistemi per chi non sa cucire allora prendiamo vedete il nostro borsellino e inizio dalla parte ovviamente questa qui dove ho il verso del borsellino quindi scendo un pochino vedete un pochino più giù ovviamente in questa maniera qui scendo così e inizio a stendere la cerniera vedete la stendo così in modo che non drappeggio perché come vi ho spiegato lo scopo è proprio questo e inizio a fermare quindi dopo vedete vado a fermare anche qua ovviamente eh? ovviamente con la telecamera è tutto più difficile con la telecamera davanti però vi assicuro che non è complicato quindi andiamo a posizionare Cerniera man mano, anche qui, vedete, piano piano faccio così. Ovviamente, deve uscire. Ricordiamoci che poi deve scorrere il cursore, quindi rimaniamo sempre un po' di spessore man mano che andiamo ad aderire con la colla al tessuto. Quindi al cordino in questo caso. Quindi stendo, vedete la colla, ma stendo pure la cerniera. Così vedete, facciamo in modo che. E arriviamo, ovviamente, fin giù. Dobbiamo essere abbastanza veloci, perché questo tipo di colla secca in fretta. Quindi, se non siamo veloci, dopo bisogna fare, metterne un altro po' quindi vedete io fisso qui vedete stendiamo bene ecco guardate e vado a mettere un altro vedete bloccato quasi per la maggior parte adesso ovviamente dobbiamo arrivare fin giù sono arrivata vedete fin giù assicuriamoci che i denti della cerniera escano riescano ovviamente e poi andiamo a distanziare gli affarini in modo che stringano bene ecco qui abbiamo stretto vedete bene scusate mi sem mi si allontano non lo faccio a posto ovviamente ed ecco qui Chiaramente potete usare anche delle mollette del bucato, eh? se non ne avete abbastanza di questo oppure non le trovate. Io adesso qua vado a fissare con una molletta da bucato perché non ne ho più. E lasciamo seccare la colla per 6-7 ore, quindi un bel po'. Io faccio seccare, dopo che avrò fatto seccare ovviamente la colla andrò a fissare anche l'altra parte. Quindi ragazzi, come potete vedere io ho terminato, vedete, di attaccare la mia cerniera, quindi vado ad aprire in questa maniera qui e vi faccio vedere il risultato. Ovviamente io ho preferito dare anche qualche punto, vedete qualche piccolo punto con il filo di nylon. Chiaramente io, io, io vi ho fatto vedere come si può um, attaccare con la colla, quindi la colla per tessuto che uso io, però è chiaro che per chi non ha difficoltà sempre meglio andare a cucire, però questa colla che uso è proprio una colla per tessuti, quindi volendo potete anche usare solo questa, però io per sicurezza vi volevo far vedere entrambe um, le lavorazioni e, e quindi ho fatto... Fatto insomma, ho messo la colla visto che vi faccio vedere sempre invece come cucire, questa volta, insomma, eh, ho fatto così quindi la colla, vedete questo qua. Eh, è questo tipo di colla qua che si usa dal, nelle ferramenta, però vi ripeto se voi siete ehm, eh, capaci di cucire io preferisco sempre che eh, si vada a cucire niente io vi ringrazio di seguirmi come sempre se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per seguire il seguito farò anche una borsa insomma in abbinamento con questo cordino io vi saluto al prossimo tutorial